Associazioni Volontari di Fierano, dal 1995 al servizio del cittadino. C'è bisogno anche di te. Se pensi che la solidarietà sia fondamentale, se per te aiutare gli altri è gratificante, se credi che anche un sorriso possa alleviare una sofferenza, tendi la mano a chi più necessità e unisciti a noi. Buonasera e bentrovati al nostro TG di Fiorano. Sono giorni di grande tristezza per l'intero distretto ceramico per quanto accaduto mercoledì pomeriggio in un'abitazione di via Manin, dove si è consumata una terribile tragedia familiare con 5 morti. Un 38enne tunisino, Nabil Dari, avrebbe ucciso con un coltello Elisa Mulas, sua ex compagna, i loro figli di 2 e 5 anni e la madre di lei, Simonetta Fontana, per poi suicidarsi. Quella che si è consumata a Sassuolo, hanno commentato la consigliera delegata alle pari opportunità del comune di Fiorano, Maria Luisa Cuoghi, e gli assessori Camilla Nizzoli di Sassuolo, Maria Elena Mililli di Maranello e Roberta Zanni di Formigine, è una tragedia enorme che colpisce nel profondo e coinvolge tutti. Nessuno può rimanere indifferente di fronte a quanto accaduto. Ancora una volta a subire le conseguenze di una violenza mortale sono le donne e i bambini, i soggetti più indifesi. Come istituzioni saremo sempre dalla loro parte. Invitiamo le donne che si trovano in difficoltà a rivolgersi al centro antiviolenza distrettuale, dove possono trovare un supporto e un aiuto. Il Comune di Sassuolo ha messo a disposizione il Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo per raccogliere fondi per la figlia minorenne che Elisa Mulas aveva avuto da una precedente relazione e che al momento della strage si trovava ancora a scuola. Al via questo fine settimana la prima edizione di Innovation Days Junior, iniziativa attraverso la quale si punta a presentare agli studenti di terza media alcune opportunità che si apriranno loro dopo le scuole superiori. Si parte domani facendo tappa alla scuola media Bursi di Fiorano, per poi proseguire il 4 dicembre con la scuola media Leonardo. Durante gli incontri interverranno giovani ai primi impegni lavorativi, imprenditori, professionisti, referenti di corsi post-diploma e di discipline STEAM. Grande risultato per Viva Vittoria per Letizia. L'iniziativa, portata a settembre a Fiorano con l'obiettivo di realizzare un sogno di Letizia Gandolfi, 48enne venuta a mancare ad aprile, ha permesso di raccogliere oltre 22.000 euro tramite la vendita di coperte realizzate a mano negli scorsi mesi da volontari. La somma è stata devoluta alla Fondazione Giovanni Celeghin per la ricerca contro i tumori cerebrali. 22.648 euro abbiamo raccolto per la Fondazione Celeghin di Padova, che studia i tumori cerebrali e la cura per questi tumori terribili, e li abbiamo consegnati alla Fondazione 2 settimane fa. Purtroppo sono rimaste alcune coperte, ma purtroppo no, perché abbiamo pensato di donarle a porta aperta e senza tetto, perché così nell'unità di strada potranno usufruire di queste coperte. Letizia aveva questo sogno di coprire il piazzale del santuario di coperte di lana e venderle per beneficenza, e noi abbiamo portato a termine il suo desiderio coprendo il santuario il 19 settembre. Purtroppo la pioggia ci ha rovinato i piani, perché sulle 1200 coperte che avevamo ne abbiamo vendute solo 800 quel giorno lì. Le altre 400 le abbiamo fatte asciugare e poi le abbiamo portate anche a Madonna di Sotto, che è la parrocchia di Letizia. E poi le altre le abbiamo vendute qua a Villa Cuoghi durante questi mesi, grazie alle mie amiche qua presenti, che le hanno tenuto aperto Villa Cuoghi per tutti questi giorni, e ne hanno vendute altre 300. Noi veramente abbiamo una lista di ringraziamenti infinita, ringraziamo tutti insieme, perché nominare tutte le persone che ci hanno aiutato è praticamente impossibile, perché sono arrivate coperte da dappertutto, i quadrotti dappertutto, e quindi hanno lavorato per noi praticamente tantissime donne. E naturalmente Viva Vittoria si concentra sulla lotta per la violenza contro le donne. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, perché era la scelta di Letizia quella di devolvere i soldi alla Fondazione Celeghin. Però essendo tutte donne, naturalmente
prenderemo parte a tutte le iniziative di Via Vittoria a prossime venture. Ed ora passiamo allo sport. Anticipo del sabato per il Fiorano, che si prepara a ospitare la Centese per l'11ª giornata del girone C di promozione. I biancorossi, che avevano iniziato la stagione a rilento, nelle ultime giornate hanno cambiato volto alla loro classifica, mettendo insieme 6 risultati utili consecutivi. Una striscia positiva che la formazione di Mister Fava proverà ad allungare domani contro la penultima della classe. In campo domani alle 18 anche Ipix Planet Group Spezzanese, che sfiderà tra le mura amiche Polisportiva Modena Est nella 6ª giornata del girone B di Serie C. Vi ringraziamo per essere stati con noi, anche per questa edizione di Fiorano Oggi è tutto, vi diamo appuntamento come sempre a venerdì prossimo.